Let's go. And yo, I persevered and learned a lot. Trials and tribulations daily. Loading clips and taking shots. Most these niggas try to play me. It's kinda hectic on the daily, baby. People shady. Slight depression, my confessions. Fuck it, baby, pay me. A couple friends of mine that got these deals and acting phony. But that's the cross across the bed. No doubt I peep it, homie. Sometimes I'm feeling divine. Sometimes I'm losing my mind. I freak the beat. Nella terz’ultima giornata di regular season, la Dinamo, reduce da 3 sconfitte consecutive e 2 partite ancora da recuperare, fa visita a Brescia, che ha l'acqua alla gola dopo i 6 KO di fila rimediati, l'ultimo pesante con Cantù e invischiata pericolosamente nella lotta salvezza. Buscaglia deve rinunciare a Luca Vitali stirato, mentre Pozzecco decide di partire con il quintetto tipo. L'approccio del banco è devastante, la Germania viene sovrastata dal punto di vista dell'energia e della concentrazione. Spissu, 11 punti con 3 su 4 da 3 punti tutti ad inizio partita, sigla subito l'8-0 che costringe il coach di Brescia al time out. Sassari non si ferma e pigia sull'acceleratore. Il break iniziale di 14-0 sarà decisivo poi nell'economia del match. Kalinowski, 16 punti con 3 su 6 da 3, 7 assist, prova a suonare la carica, la Dinamo è micidiale in attacco, 10 su 15 dal campo, 5 su 6 da 3 punti con Kruslin che sulla sirena sigla il punto numero 29 dei primi 10 minuti, con il banco già avanti di 13 punti. Buscaglia prova a mettersi anche a zona, ma la Dinamo in attacco gira come un orologio svizzero, la pressione a tutto campo su Spissu, prima di Parrillo, poi di Bortolani, frutta dei dividendi a Brescia che però subisce troppo in difesa. Hap, 10 punti, 7 rimbalzi in 16 minuti a impatto dentro l'area insieme a Bilan. Barnell che chiuderà con un'altra doppia fondamentale, 14 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e 28 di valutazione per l'uomo della Florida, e lui davvero il giocatore ovunque. Il terzo fallo di Burns complica la vita ai Lombardi che vanno all'intervallo sotto di 11, con Sassari che tira con un pazzesco 14 su 20 da 2, con 5 su 9 da 3 il 100% ai liberi, record di Bilan con 8 su 8, ma che non capitalizza al massimo il dominio in campo. Le 9 palle perse e qualche sbavatura fanno sì che la Germania sia ancora in partita. Ma quando si aspetta la reazione di Brescia, soprattutto dopo il terzo quarto fallo di Spissu con tecnico e il meno 10, la Dinamo tira fuori un terzo quarto di assoluto valore. Katic dirige l'orchestra, Benjus apre il fuoco mancato con Milano, il lituano è devastante con 20 punti anche se con 7 su 16 dal campo, ma con le bombe che spaccano la partita. Proprio Benji in coppia con Barnell propizza un altro break, la stoppata in chiusura di quarto dell'americano su Sherry è l'emblema del predominio di Sassari che domina rimbalzo e costringe Brescia a 4 su 20 dall'arco. Non c'è spazio per rimonte clamorose, Willis 22 punti con 9 su 18 dal campo e 6 rimbalzi, prova a dare la scossa ma è troppo tardi. Bortolani dimostra tutto il suo talento offensivo, ma la Dinamo gioca sul velluto e non concede assolutamente il minimo appiglio ai padroni di casa di poter rientrare nel match. Il 94-82 finale, molto più di quanto dicano le cifre, vittoria meritata, fondamentale, che ridà al banco certezze, anche se Brescia la settima sconfitta consecutiva, un roster assolutamente a cui non puoi dare confidenza, l'approccio e il focus sulla gara sono stati eccellenti, soprattutto dopo un periodo molto difficile, una condizione fisica in crescendo e un'iniezione di fiducia in vista delle ultime 4 partite di stagione regolare in 2 settimane, le 2 in casa con Trento mercoledì e con Reggio Emilia per chiudere il 28 aprile a Brindisi e la domenica successiva a Cantù. I playoff iniziano l'8 maggio, siamo sicuri che per quella data la squadra del Poz sarà pronta con l'elmetto e la spada per combattere per un posto in semifinale. La Dinamo è tornata.